Però no, aspetta, adesso ti svolto questa cosa. Secondo te, con la meditazione tu ti disconnetti o ti connetti? Allora, secondo me mi connetto con me stesso. E con il mondo. E con il mondo. L'ho azzeccata? Paradossalmente, quando tu smetti di meditare, sei più disconnesso perché fai le cose senza tanto pensarci. Bravo! Era un tranello questo. Sono pronto? Sei pronto? Potresti fare un ritiro? No, dai. E ieri a Milano, quindi boh, magari. No, ci sta. Ventisettesimo piano. Ma sei andato su, quindi. Com'è? Ci sta. Ma Mi figo. sentivo speciale. Ma eri vestito figo? O ti sei un po' omologato alla moda milanese? Oppure hai fatto il Beh, oramai sto vestito? andando al lavoro, a parte oggi che avevo la polo, tutti i giorni in camicia. No. Ma è formale? Anzi, mi sa che sono l'unico, io e il mio capo, gli unici, sì. Davvero? Ma... E quindi ti è piaciuto l'ambiente, cioè com'è? Perché io avevo un amico che ha lavorato in più simile, che c'è sto ascensore. Velocissimo, mi ricordava le Willis Tower di Chicago, cioè la Minchia, che tipo pressione quando... E vai su. è quattro volte più basso, però comunque sentivi. E c'era tutta sta gente super Sì, incravattata, super tutti, tirati. tutti, ma cioè io mi sentivo. No, ero anche io, ovviamente ero bello. Vabbè, ti sei Se tirato per sempre, l'occasione. sempre. Però era strano perché siamo andati prima nella mensa giù a mangiare. Ah, Mensa, perché è un era... ristorante. Penso convenzionato perché primo, secondo, dolce, caffè era tipo 15 euro. Beh, Che gran buono. poco per. Eh beh, Cioè, sì. No, però no, ho beh, per Milano, per mangiato. tutta sta roba, cioè, noi non ce l'abbiamo, tipo. Ma. Senza dire il nome dell'azienda, in un'azienda di consulenza delle Big Four, come ti senti trattato? Mi sento trattata che ho avuto i miei primi 2 attacchi di panico a febbraio e non mi è venuto il ciclo. Mi è saltato il ciclo perché ero molto rilassata, non facevo nessuna ora extra e dormivo bene tutti i sogni tranquilli. Ero super rilassata, andavo a letto proprio, non pensavo a Excel, pivot table, referenti da chiamare, dati che Che non bello, e tornavano. poi dicono che la consulenza è pesante. No! E invece. Però adesso abbiamo i Fridays off perché nella mail c'è scritto per il vostro contributo grande che avete dato nei mesi precedenti, Vi ora vi ringraziamo. ringraziamo, ora avete 5 venerdì in cui potete rilassarvi. Che vi Ok? toglieremo dalle ferie. Sì, beh, ovvio, Ah, quello c'è. ve la tolgono dalle Vabbè, ferie. certo. Vabbè, sì, Ma qual è il ma senso? perché? Ma secondo te? Ma è tanto. In Beh, è una realtà. ferie obbligatoria, scusa, se io voglio soccarmele tutte l'estate. No, no, tu, ma a parte che noi, cioè, sai che abbiamo le mani legate con le ferie, cioè io ho chiesto un giorno Quanti giorni vi ferie, danno di ferie? non lo so, ma non lo so perché tanto ce li decidono loro quando andiamo in ferie, cioè io ho chiesto una volta 2 ore di permesso, non me l'hanno dato, una volta un giorno di ferie non me l'hanno dato e quindi ho detto vabbè, non ci provo neanche più perché tanto ho capito che non me le danno. No, da noi hanno già detto ad agosto dal 4 al 30 ferie, bello, ma a me agosto fa cagare, cioè oggettivamente è il mese più merdoso, cioè c'è un caldo boia, costa tutto tanto, c'è gente ovunque, io non voglio le ferie d'agosto, io piuttosto lavoro boh, a 2000 metri con fresco, però no, no, 4 settimane di ferie così durante l'anno, un cazzo, però Fridays off, dai, li salviamo, meno quelli, anche se l'anno scorso... Dei 5 Fridays off, sai quanti ne avevo fatti io? Quanti? Ed ero appena stata assunta. Uno e mezzo. Beh, avevi più ferie? Cioè, i giorni di ferie te li giochi. No, no. No, no, lì le ferie, tu te le scordi. Loro ti dicono stai a casa, tu stai a casa. Tu chiedi qualcosa, tu dicono no. Davvero? Sì, funziona così. Oh, sai che ho cioccato con un manager? Io, cioè, ti immagini me a cioccare con un Cosa hai manager? fatto? Niente, gli ho detto quello che pensavo, finalmente sarebbe anche ora. No, Sei brutto, hai il naso largo. gli avrei detto tante cose brutte, però mi sono limitata a dirgli che secondo me non sa gestire molto bene le risorse. E lui ti ha chiesto che risorse? E tu? Quelle che non metti nei progetti, in caso. Ma c'è cioè, persone No, o. no, persone proprio, perché cioè, in Com'hai? teoria una delle cose che uno fa quando è manager è gestire i progetti e le risorse nei Spiega che progetti. imparo. No, Spiegami che imparo la tecnica. praticamente, vabbè, allora, a parte che, cioè, premetto, secondo me...
ha tante lacune a livello proprio di efficienze che proprio non ci siamo, cioè uno pensa tutto perfetto, tutto super avanzato, invece un cazzo, cioè nella pratica se io ti faccio vedere il nostro file di scheduling, sembra del 1980, non ha alcun senso perché non rispecchia una sega quello che uno effettivamente fa durante la settimana, quindi c'è proprio questa discrepanza tra le ore che sono a scheduling che tu devi caricare nel time report e quello che uno effettivamente fa, però questo beh, è un problema, va bene. E poi cioè, i manager non sanno gestire le risorse, cioè nel senso distruggono i team, quindi dicono no, tu adesso non lavori più per questo cliente ma lavori per quell'altro, però magari non c'è nessuno che mai, cioè e lasciano questo cliente scoperto, nel senso che lasciano questo cliente senza una risorsa che ha dato, che poteva dare continuità nel progetto, che quindi conosce i referenti, conosce le robe critiche, conosce insomma una serie di robe. E adesso c'è stata questa riorganizzazione interna, l'obiettivo e comunque la richiesta anche dall'esterno, quello di avere sempre più competenze trasversali che si matchano e si uniscono, e quindi noi adesso di assurance dobbiamo molto collaborare con quelli di audit, perché anche noi facciamo audit però non finanziario, mentre adesso l'obiettivo è di, siccome a livello di normativa il bilancio non sarà più finanziario o non finanziario, ma ci sarà tutto insieme nella relazione della gestione, quindi deve per forza esserci un'integrazione di queste due sfere, però io dico, cazzo, ma fate una formazione generale a quelli di audit su come noi facciamo il report di sostenibilità e su come facciamo la revisione sul report di sostenibilità, così capiscono un po'. No, non hanno fatto questa cosa, cioè che uno dice, vabbè, fanno due ore di formazione per, non so, 800 persone e via. No, noi per ogni progetto dobbiamo prenderci questa risorsa dell'audit per questo discorso di integrazione delle risorse e ogni volta cercare di fargli capire qualcosa di più di cosa facciamo noi, dei dati ESG, dei dati ambientali, del GRI, dell'ISRS, della CSRD, che è una perdita di tempo perché io devo farlo per ogni progetto che ho. Quindi a me sta proprio in culo questa roba e lui mi sta incastrando perché mi sta prendendo in tutti i suoi progetti di merda, perché sa che io sono abbastanza buona, come insomma, cioè non sono una che schizza male, però gli ho fatto presente sta roba perché gli ho detto. Quindi consiglieresti lavorare nelle Big Four? Per un anno sì, poi andale. Andale. Quali proprio sono le cose positive che hai imparato dalla consulenza? Ho imparato un botto di robe, cioè se io ero la persona anti Excel e anti dati, cioè io ti posso pulire un database e fare delle pivot e fare delle formulette che VLOOKUP, IF, ERROR... Sì, cerca X. Cerca quindi... X, cerca VERT, tutto. Qual è la differenza tra cerca X e cerca VERT? Nelle colonne, nelle righe. No, o da sinistra o da destra, non mi ricordo più. Perché io faccio spesso la VLOOKUP, però quella è da sinistra a destra. L'hai imparato bene, Excel, quindi. Sì, vabbè, no, perché poi... poi adesso posso dire che questo... Beh, parlavi e è sparito! Ma che senso? Ma parlavi, ho bevitelo, tocca anche a te. Chiaro, tocca a te, tocca a te. No, vabbè, però si impara un sacco e appunto i colleghi sono giovani, quindi fico. Però per il resto, non so. Quindi mi consiglieresti di andare a lavorare per una di queste grosse di dipende consulenza. Come ti trovi adesso in questa nuova experience, cioè se ti trovi bene, se senti che comunque impari, se ti dà stimoli, se non ci sono troppi contro, non lo so se... Allora io sono tra virgolette qua per imparare, nel senso sto facendo data engineering infatti mi hai aiutato. Ed è interessante, è un ambiente che a me non piace, nel senso mi piace ma mi piace perché a me piace conoscere le cose, non perché è una cosa che di mio dico lo farei. E quindi lo faccio perché ho curiosità. Se quando imparerò le cose che devo imparare, la mia passione è algoritmi, è intelligenza artificiale. Adesso comunque mi sto trovando bene e vedo che c'è tanto potenziale e sto scoprendo tecnologie che prima sentivo solo neanche nei libri, però... Sì. Che adesso puoi toccare con mano. Adesso posso sporcarmi le mani e quello interessante anche perché vorrei avere una panoramica completa del mondo dati, sì. Diciamo. Però quando avrò la panoramica completa, vi l'ho detto anche loro, nel senso che adesso faccio questo perché voglio imparare questo, non perché sia la mia omelia, la mia passione, la mia visione. Non ho capito. E, ma,
Però chi lo sa, magari diventerà la mia. Quindi non lo so. Viva la vita, viva l'estero. Quindi sei una di quelle persone che vuoi fare si chiama l'uscita dei cervelli, no? Sì, da che c'è la legge lì, no? Per rientrare, uscire e rientrare. Vorresti fare quello? Beh, allora, secondo me parto dal presupposto che non ha senso questa legge perché è proprio contro ogni logica, però visto che c'è e noi non la Perché? possiamo Perché cambiare. controllo ogni logica, scusa? E Perché tu incentivi la gente ad uscire? tornare. Sì, però non dovresti, cioè la base è che non dovresti. Allora, la gente se ne va via per definizione. Sì, ma Ma ti ha non preso da solo. dovresti incentivare la gente ad uscire, dovresti far sì che ci siano delle condizioni e delle opportunità per far sì che la gente Ne ho rimanga. parlato con i miei amici, che tutti all'estero, e su italiani. Su quali, se tu avessi tipo 100 miliardi, quali sarebbero le cose che cambieresti in Italia affinché ci sia progresso? C'è chi diceva togli il debito pubblico, c'è chi diceva aumenta l'università, insomma l'educazione in generale, la cultura, c'è chi diceva l'infrastruttura. Dopo ti dico cosa penso io. Te cosa faresti? Punterei su ambito sanitario Senti che e c'è una lacuna in un sacco. ospedale. Sì, non può essere che non ci siano più medici o che tu debba aspettare 7 mesi per farti una visita, cioè non ha senso. Infrastrutture, sono d'accordo, e opportunità lavorative, cioè alzerei i salari, ma noi siamo l'unico paese che da 30 anni a questa parte non ha alzato i salari, anzi li ha abbassati col costo della vita che si è alzato del 30%, cioè di cosa stiamo parlando? Allora, secondo me il nostro sistema di education, insomma, Sì. non è male. Il problema è che Avanzati. lo Stato investe tantissimi soldi in questo e poi gli studenti se ne vanno perché c'è questa dislocanza tra quello che studi e il lavoro. Certo, c'è un gap C'è un gap incredibile. enorme e c'è questa cultura, quello che vuoi, e che porta le persone ad andarsene perché non sono pagate abbastanza. Ti dico, se tu incentivi il progresso o comunque Certo. generare lavori ad alto valore aggiunto e non Sì, quelli per ma è cui l'Italia è impossibile. famosa, cioè l'Italia è No, famosa per la certo. pizza, per queste robe qua, ma in verità l'Italia è un hub tecnologico pazzesco dal punto di vista di piccole e medie imprese. Se ci fossero quei soldi a disposizione, io investirei non tanto nell'educazione, ma nel tenere i talenti che non vadano via Ah, e quindi certo. incentivarli a fare azienda, Sì, ma pagare capisci meno. perché la legge, quella lì della scappa cervelli, no, ritorna cervelli, non ha senso. Cioè, il principio di quella legge non ha senso. Tu incentivi, cioè, Tu non è che incentivi a farli andare via, tu li incentivi a farli beh, tornare. Perché sì, tu, però loro vanno via in questo perché non modo. hanno. Perché là, cazzo, vai in Germania, lo stesso lavoro da ingegnere ti paga il doppio. Ho capito, ma magari poi tu ci rimani, cioè, nel senso. La legge ti dice, ehi, se tu Sì, torni, tu per 2-3 però tu anni che vuoi stare paghi qua, quasi sei. pochissimo. Però tu sei, che vuoi stare qua in Italia, invece sei stronzo. Cioè, Perché dovrebbero incentivarti a stare loro dicono qua. chi è brutto, ma loro ti dicono, abbiamo tot fondi a disposizione, come facciamo a utilizzarli? Noi abbiamo ingegno, comunque abbiamo quelli con talento e con coraggio che decidono di andare all'estero. Sì, però Come facciamo a è fare il talento come il dietro? dipendente che vuole rimanere nella stessa azienda, ce la prende in culo. E quindi Sì. l'italiano che vuole rimanere in Italia la prende in culo, perché scusa, allora cioè, tutti possono dire, vabbè, vado via, cioè tutte le spese, i costi che l'Italia ha avuto su di me e su cui ha investito, io proprio li condivido sì, insomma, li trasmetto all'estero per poi, vabbè, tornare, però io che sono rimasta in Italia sono stronza. Cioè, che incentivo ho io a rimanere in Italia se tu, grazie a questa legge, vai fuori, poi dopo 3 anni torni e paghi 30% meno di tasse di me? Cioè, non ha senso. Cioè, a livello, cioè, io non riesco a trovare la logica proprio La fondante logica è di questa legge. l'opzione
Allora, tu sai che i giovani vanno via perché all'estero ci sono più possibilità. I giovani che hanno alto valore aggiunto e hanno coraggio e hanno le possibilità di farlo se ne vanno. Tu sai questo. Sì. Come fai a farli tornare? Questo è l'unico modo. È brutto per chi rimane, ma se tu Sì. vuoi No, certo. raccumulare talenti, Sì. questo è l'unico modo. Ti dico, tu torni in Italia, che uno può essere dire, può dire come me, a me piace l'Italia, ma non mi piacciono gli stipendi. E un motivo per farti ritornare, appunto, dico che il tuo No, no, stipendio adesso è certo. migliorato. Sì, infatti ci sono diversi punti di vista. Sarebbe a monte il problema, dire ok, come facciamo a tenere i talenti? Come Capito. creiamo un sistema dove rimangono, dove ci sono incubatori per aprire start-up, piuttosto che sistemi per pagare meno tasse, Esatto. per incentivare a fare impresa. Esatto, cioè perché poi bisognerebbe capire quante di queste persone che se ne vanno poi effettivamente ritornano, perché poi se cioè, l'80% va e rimane là perché oggettivamente ci sono condizioni migliori, tassazione che è diversa, vita lavoro con altra roba, insomma non è una roba semplice effettivamente, però... Ferma che ti sto. Voglio che si spenga, non mi piace questa lucina! Oh, mi ha spiato tutta la sera. Adesso usa tutti le mie pulsazioni, i miei algoritmi biochimici, fisici. No! Non si accende la luce. Piccolina, aspetta. Va bene. Wow, sembra teatro. Non andate a lavorare in consulenza. Non fate per la vostra incolumità.